Kit, partiamo! Rilasciare il freno di stazionamento. Vabbè, sinceramente mi aspettavo qualcosa di un po' più entusiasmante, ma d'altronde questa non è la mitica Kit, ovvero la Pontiac Firebird Trans Am di Michael Knight, bensì la Honda Civic, protagonista del diario di bordo di questa settimana. Qualcosa però sa dire anche lei e state pur certi che se vi azzardate a partire senza cintura di sicurezza, la sua vocina si farà sentire nuovamente molto presto. Allacciare le cinture di sicurezza del conducente. Che vi dicevo? Beh, di certo non è il frasario che aveva a disposizione la mitica Kit, ma questo sistema non è da tutte. Anche se chi ci segue da tanto tempo e ha buona memoria ricorderà che nel 1983, per la precisione nel mese di marzo, Carlo Sidoli scriveva della Austin Maestro dotata di un sistema simile a quello della Civic. Ovviamente la voce si può disattivare, bisogna soltanto impratichirsi un po' nella gestione di questo sistema di infotainment perché non è sempre intuitivo. Lo so, vi starete chiedendo come mai, anziché smanettare nel sistema di infotainment, non ho letto il manuale di istruzioni. Ma ora accosto e vi spiego il perché. Ed eccolo qui il manuale di istruzioni. Un bel mattoncino, no? Pensate, 1000 pagine. E no, non è multilingue, solo in italiano. 1000 pagine. Ora capite perché ho preferito affidarmi all'intuito? Tornando al dono della parola di questa Civic, una domanda mi sorge spontanea. Ma saprà anche ascoltare oltre che parlare? Proviamo. Dopo il segnale acustico, pronuncia un comando. Navigazione. Pronuncia un comando. Trova indirizzo. Pronuncia un indirizzo in Italia. Via Diacono, Pavia. Hai detto via Emilia, 9, Pavia? No. Via Diacono, Pavia. Iniziare la navigazione. Niente. La città l'ha presa, ma la via proprio non vuole sentire ragioni. Mi sta portando dalla parte sbagliata. È ufficiale, la Honda Civic sa parlare, ma ascoltare non le riesce tanto bene. Personalmente avrei preferito il contrario.